siamo qui a Medjugorje, come ti chiami? Io mi chiamo Saturno. Di dove Beh, sei? vengo da Napoli, da Gragnano, provincia di Napoli. Quante volte sei stato a Medjugorje? Questo è il 14º anno. E dove e quando hai sentito parlare per la prima volta di Prima Medjugorje? volta sono negli anni 80, nel negozio dove lavoravo, uscì sul giornale. E avevo sempre desiderio di andare a Medjugorje, purtroppo pellegrinaggi non ce ne stavano di frequente, quindi sono passati tanti anni, fino a quando poi una mia amica mi disse che andava qui a Medjugorje, se vuoi andare ti do il numero di telefono della signora che organizza il pullman, e dissi sì, voglio andare. Era il mese di agosto. E sono andato a Medjugorje con questo gruppo di Napoli che io non conoscevo, ero da solo. E l'unico scopo era arrivare qui a Medjugorje, con tanta gioia e tanto entusiasmo. Sono arrivato qui a Medjugorje, ho pianto 7 giorni e 7 notti. Poi ho fatto una bella confessione, mi sono scaricato di tutto quello che c'avevo e ho iniziato a pregare il rosario, 4 rosari al giorno. Anche adesso faccio così. Messa tutte le domeniche, a qualche volta in settimana. Preghiere in continuazione anche piccole e poi ho imparato a perdonare, ho imparato a non essere legato alle cose della terra, specialmente ai soldi e a tante altre cose. Comunque la Madonna mi toccò il cuore, mi cambiò tutto. E la preghiera è molto forte, perché tutti i giorni prego, anche per strada faccio il rosario con la coroncina piccola, la gente mi ferma, mi chiede come mai sei così felice? E io gli mostro il rosario, questa è la felicità. Wow, che lindo. Questo. Cosa vorresti dire alle persone che non conoscono Medjugorje? Perché dovrebbero venire Devono venire qui a Medjugorje, che la Madonna chiama tutti quanti e noi dobbiamo ascoltare il richiamo della Madonna, perché lei ci vuole salvare. Tramite noi salva pure le nostre famiglie e tutti quelli che incontriamo. Quindi la Madonna ci chiama e devono venire qui. Anche per una sola volta. Però invito tutti a venire a Medjugorje. La Madonna ci aspetta qua. Qua è il paradiso in terra. Grazie per questa bellissima intervista. Grazie a te.